Henri Poulain, nato il 28 novembre 1963 e morto il 16 aprile del 1989, è stato un serial killer francese attivo negli anni 80. In prigione è risultato positivo all'HIV e l'ha usato come scusa per scatenarsi in una mostruosa follia omicida. Poulain è nato a Fort-de-France, Martinica. Suo padre volò in Francia subito dopo la sua nascita, lasciando sua madre adolescente a badare a se stessa e al bambino. Il ragazzo fu cresciuto in Martinica da sua nonna paterna, che possedeva un ristorante e presumibilmente prestava poca attenzione a suo nipote. A 10 anni Poulain ha iniziato a vivere con la madre ormai sposata, cercando di integrarsi con i suoi fratellastri e sorelle. Il suo comportamento cominciò a diventare irregolare e violento nei confronti degli altri bambini e alla fine sua madre chiese al padre di portare il figlio in Francia. Suo padre ha accettato per evitare di pagare gli alimenti. Come studente di razza mista fra coetanei e bianchi, Poulain aveva pochi amici e andava male a scuola, non superando gli esami. All'età di 17 anni decise di entrare presto al servizio militare, unendosi alle truppe di paracadutisti. Tuttavia i suoi colleghi non lo accettavano a causa della sua palese omosessualità e del colore della sua pelle. Questo lo indurì lentamente ma costantemente e lo ispirò a cercare vendetta sulla società. Negli anni 80 c'erano circa 250.000 di donne oltre i 65 che vivevano sole a Parigi, un po' per la loro debolezza e un po' perché assomigliavano a sua nonna. Queste donne ignare diventarono il bersaglio di Poulain. Il suo primo attacco fu il 14 novembre del 1982. Attaccò un'anziana signora con un coltello in un negozio di alimentari. Tuttavia, è stato preso e arrestato perché la donna e il commesso sapevano chi era. Nel giugno del 1983, Poulain è stato arrestato e condannato a 2 anni. Tuttavia, la pena è stata sospesa ed è stato rilasciato poco dopo l'arresto. Nel 1984, dopo aver lasciato l'esercito, Poulain apprese che sua madre e la sua famiglia vivevano ora a Nanterre, un sobborgo settentrionale di Parigi. Andò a vivere con loro, ma il loro rapporto restò sempre ostile. Poulain divenne cameriere al Paradise Latin, un nightclub rinomato per i suoi spettacoli di drag queen. Lì ha iniziato una carriera come artista, vestendosi da drag e cantando le canzoni della sua cantante preferita, Erta Kitt. Sua madre fu invitata una volta ad assistere a una performance del figlio, ma lasciò il club pochi secondi dopo l'inizio dell'atto. L'evento più importante accaduto a Poulain al Paradise Latin era stato incontrare Jean-Thierry Maturin. Il 19enne era nato nella Guyana francese ed era tossicodipendente. Poulain si innamorò di lui e diventarono presto amanti. Anche Poulain era dipendente, ma in forma meno grave, e vendeva droga. Gli attacchi, le aggressioni continuarono, solo che iniziarono a diventare sempre più aspre. Il 5 ottobre 1984, due anziane signore, Anna Barbier Pontus e Germanie Petitot, sono state aggredite e picchiate. Germanie, di 91 anni, è sopravvissuta, ma era troppo traumatizzata per dare una descrizione dettagliata dei criminali. La Pontus, di 83 anni, è morta dopo essere stata picchiata e asfissiata sotto il cuscino. Il suo assassino l'ha derubata di 300 franchi. Nell'ottobre-novembre del 1984, altre 8 donne anziane sono state assassinate, principalmente nel 18° distretto di Parigi, ma anche in quelli vicini. La violenza dei crimini era orribile. Alcune delle vittime avevano la testa infilata in sacchetti di plastica, altre sono state picchiate a morte. Una di loro è stata costretta a bere del detergente per scarichi. In tutti i casi, il movente sembrava essere la rapina. La gente ipotizzava che avrebbe coinvolto le donne anziane in una conversazione, e se questa non le piaceva le avrebbe uccise. Mentre Poulain stesso avrebbe poi detto alla polizia che lui ha affrontato solo le più deboli tra quelle anziane. Durante la sua follia omicida, Poulain conduceva uno stile di vita stravagante e sontuoso con il suo amante. Passavano le notti drogandosi, bevendo champagne e ballando. Le cose
però cambiarono rapidamente quando i due decisero di andare a vivere con il padre di Paulina a Tolosa. Al padre, il ragazzo del figlio non gli piaceva e dopo diversi litigi accesi, Pauline e Mathurin si lasciarono. Mathurin tornò a Parigi, mentre Pauline rimase. Non riuscendo a creare il proprio gruppo di drag queen, tornò nella città dell'amore, infuriato e agitato. In 6 mesi, dal 20 dicembre del 1985 al 14 giugno del 1986, altre 8 donne anziane sono state assassinate. La polizia non è stata in grado di identificare l'assassino, anche se gli investigatori avevano alcuni indizi. La polizia ha determinato attraverso le impronte digitali che l'autore è lo stesso individuo che ha commesso gli omicidi dell'84. Tuttavia, nei nuovi omicidi, l'assassino sembra preferire metodi più rapidi e meno crudeli per uccidere le sue vittime, a differenza del suo precedente modus operandi. Avrebbe seguito le donne ignare mentre facevano la spesa. Una volta davanti alle loro porte le spingeva dentro, le uccideva strangolandole e asfissiandole e poi le derubava. Pauline fu arrestato nell'autunno del 1986 quando attaccò uno degli spacciatori con una mazza da baseball. È stato condannato a 16 mesi per l'aggressione e ha trascorso un anno nella prigione di Fresnes. È lì che ha scoperto di essere sieropositivo. Invece di usare questa diagnosi per cercare di fare ammenda, la sete di crimine di Pauline crebbe più forte. Si sentiva come se fosse in corsa contro il tempo e voleva uccidere quante più persone possibili mentre faceva festa più che poteva. Sapendo che era in effetti sotto una condanna a morte per l'AIDS, Pauline organizzava feste sontuose, spendendo molti soldi e non badando a spese. Pauline ha pagato queste feste con le carte di credito e assegni rubati e con i proventi dei suoi omicidi. Il 25 novembre del 1987 la serie riprende con l'omicidio della 79enne Raquel Cohen. Lo stesso giorno attacca Berthe Finalteri, che soffoca e viene data per morta. Il 27 novembre strangola Geneviève Guermont, che sarà la sua ultima presunta vittima. Finalteri, infatti, solo svenuta, sopravvive. Sulla base della sua testimonianza e di quella di un vicino che ha incontrato Thérien Pauline sulle scale, la polizia ha realizzato un ritratto dell'aggressore. Sembra essere un ragazzo di razza mista, alto 1,80 m, sui 20 anni e coi capelli di Carl Lewis, con un naso piatto e capelli biondi decorati crespi, un ricciolo all'orecchio sinistro. Il 28 novembre del 1987 il ritratto robotico viene trasmesso a Parigi. Quella stessa sera, Thierry Pauline ha invitato una trentina di persone, comprese il suo avvocato, in un ristorante, in occasione del suo 24esimo compleanno. La festa dura fino alle 3 del mattino. Il costo della serata di Pauline ammonta a 14.500 franchi, finanziati con l'aiuto dei soldi delle sue ultime vittime. Grazie però alle indicazioni trasmesse a tutta la squadra di polizia, un commissario, Francis Jacob, arresta l'indagato, incontrato casualmente per strada dopo la festa. Una volta arrestato, confessa l'omicidio di 21 persone dopo 2 giorni di fermo di polizia. Secondo gli agenti di polizia, che da 3 anni indagavano sugli omicidi, il numero delle sue presunte vittime si aggira probabilmente intorno a una trentina. Al calare della notte, l'ispettore Bernard Latier tira fuori il liquido a base di soda caustica che uno degli assassini aveva dato da bere a una vittima 3 anni prima. Messo alle strette, Pauline finisce per denunciare il suo complice, Mathurin. Il 2 dicembre del 1987, di prima mattina, Mathurin viene arrestato a casa sua. Confessò i suoi crimini commessi nell'autunno del 1984. Ammette la sua complicità nei primi 8 omicidi. Il 4 dicembre del 1987, Pauline, 24enne, è accusato di 18 omicidi. Mathurin, 22 anni, è invece incriminato per 8 omicidi. Le impronte digitali di Pauline sono state archiviate dalla polizia di Tolosa già nel 1982. Le autorità si rendono conto dopo l'arresto di Pauline che avrebbe potuto essere identificato e arrestato molto prima e che molte vittime avrebbero potuto essere risparmiate se ci fosse stato un file centrale contenente tutte le impronte digitali elaborate per computer.
Questo caso contribuirà alla creazione dell'Automated Fingerprint File. All'inizio del 1988, Pauline si ammala, mentre il suo corpo comincia a soccombere agli effetti dell'AIDS. Nel giro di un anno fu ricoverato in uno stato di quasi paralisi, soffrendo sia di tubercolosi che di meningite. È morto durante la notte del 16 aprile 1989 nell'ala ospedaliera della prigione di Fresnes. Solo Maturin fu arrestato per i 9 attacchi e omicidi, ricevendo una condanna all'ergastolo, più 18 anni senza condizionale. Attualmente è incarcerato, mentre tecnicamente Pauline non è mai stato condannato per gli omicidi di cui è stato accusato. Il mostro di Montmartre è morto di una morte dolorosa, ma il ricordo dei suoi crimini feroci infessa ancora le strade del 18° distretto di Parigi. I Can't Sleep è un film drammatico francese del 94, scritto e diretto da Claire Denis. Il film è stato vagamente ispirato agli omicidi commessi da Thierry Pauline.